So un coglione. Nell'ultimo episodio delle mimetiche io mi sono arrabbiato tantissimo con il videogame perché non mi contava determinate cose che io stavo palesemente facendo. Poi ho letto questo commento. It's beginning to look a lot like Christmas. Forse c'è anche scritto. Everywhere you go. C'era scritto! Benvenuti in questo nuovo episodio di Dredone, sblocchi delle mimetiche per favore, ne ho bisogno, certamente, lo faccio per te. Bella ragazzi, e altre cose che non dirò. Oggi siamo tornati qui sul mio secondo canale per proseguire il nostro road to Interstellar. Oggi proseguiremo con le nostre mitragliette preferite. Prima di iniziare però lasciatemi un like e un commento. Cerchiamo di arrivare a una smodata cifra di like, perché ieri è successa una cosa. Ho chiamato una nuke. Però la partita è ridicola. La partita è ridicola perché era una lobby molto semplice. Da quando è uscito Warzone le lobby si sono semplificate in una maniera devastante. Io ho letteralmente fatto il demone. Ero il demone della lobby. Non potevo morire. Non so se metterla semplicemente perché è una partita ridicola. Sembro un pro. Non che io non lo sia. Ma se riuscite a convincermi tramite i commenti e tramite i like, dicendo dai Dredone, vogliamo vedere la tua prima nuke su questo videogioco, io ve la metto settimana prossima o quando è, non so quando esce sto video. Detto questo, mi butterei a fare le mimetiche. Mimetiche. L'altra volta noi abbiamo fatto il VSP e lo Striker. Tocca fare l'MR9, il VSP, il Rival e lo Striker. Perché non fare lo Striker dato che sta già al 23? Let's go! È capitata la nostra mappa preferita, vero Nala? È capitata Meat, carne incontro. Ma che merino è? Oh merda. Ah, perché ho messo la build stupida. Vabbè, mo se la teniamo così, che ve devo dire. Ma che è? Ma che cos'è? Ma che sto a usare? No, dopo la cambio. È da modificare assolutamente. Comunque ho letto i commenti che mi avete lasciato e vi ringrazio non nell'ultimo episodio ma o nel penultimo, non mi ricordo, in cui, mazza ma è ferma, in cui vi dicevo che ero un po' triste. Merda, son coglione. Ho letto tutti i vostri commenti e vi ringrazio tantissimo. Mi hanno aiutato ad affrontare, diciamo, questo periodo un po' strano, un po' buio della mia. Che culo, io l'ho attaccata. Questa è scriptatissimo. Ho letto anche come voi affrontate le vostre difficoltà nella vita. Madonna, li sto aprendo. Oh! Madonna, un mostro. E vedevo di oggi sto un po' meglio. Cioè adesso sti giorni sono stato un pochino meglio, perché diciamo che ho non affrontato le situazioni che avevo, ma le sto gestendo, ecco. E ripeto che secondo me è molto terapeutico COD, stare insieme agli altri, stare insieme ai miei amici, stare insieme a chi mi fa compagnia, perché almeno riesco a chiacchierare, a parlare con qualcuno. Ma anche stupidamente stare con voi, cioè stare con voi a me sta aiutando. Ma frate, ma che è? Ma che roba è? No, un altro video, fallisco una nuke mentre registro le mimetiche, eh? E ci sta. Cioè, stupidamente, io non lo dico per le cave le pallone, Ma, voi mi aiutate un sacco, Mo va bene tutto, ma ho dovuto farlo. Oh, non ci credo! Ma ha preso lo sciame. Ma che cazzo dici? Beh, ragazzi, ma quest'arma è devastante, scusatemi. Ma è il devasto? Vieni qua. Raga, ma te rendi conto? Ragazzi, che spawn è? Ragazzi, che sta succedendo? E lasciami stare! E quindi sto trovando... Vabbè, dai, fammo finta che non è successo. Come ho detto l'altra volta, non mi piace molto la fine dell'anno, ma da una parte non mi piace, dall'altra parte mi piace. Comunque scendo dai miei, rivedo la mia famiglia, rivedo gli animaletti, i cagnolini, i gattini, guarda... Io odio quando succede. Basta! Quindi comunque grazie a voi che mi aiutate, che mi rendete la vita un po' più semplice. Sto solo morendo, ci sta. Dal cazzo. Ah, io non so che sfide sto a fare, ma le sto a fare. Rendite conto. E tra l'altro sto provando a giocare a Warzone. Voi mi vedete qua, cioè nel senso, mo non so forte, però so giocare, dai. Non mi puoi dire che non so giocare sul multi de COD, perché c'è gioco da 13 anni. Quindi so come affrontarlo. Ragazzi, Warzone, mi serve la maestra del sostegno. Non riesco a giocare su Warzone, è una cosa impossibile. Qualsiasi persona mi disintegra, mi apre, mi spappolano la faccia. Sono un coglione che cammina, sono il punto debole del team ogni volta. E non capisco perché, tanto alla fine è COD, no? Il movement secondo me è molto diverso. Quindi Warzone per me è ingiocabile. So veramente uno scandalo d'uomo. Mori. Fra, però non può non morire. Certe volte morono, certe morte non morono. Ma raga, questo è assurdo. Fa solo dolphin dive. Sì, vai, vieni. Testa di cazzo, vieni. Avevo iniziato benissimo, raga. Sto a fare 36-13. Avevo iniziato che ero il dragone. Il drago della lobby. Poi che mi è successo? Capito? Non morono più. Bro, non muoiono più.
non possono più morire. Io continuo a dire che sto gioco è scriptato comunque. A una certa gli altri aumentano di vita, oppure te si abbassa a te, te si abbassa il danno, sono convinto, raga. Perché altrimenti non è umano quello che accade. Cioè, non muoiono, eh. Prima morivano con due colpi. Che vi porta Babbo Natale? Ah, tra l'altro mi sono iscritto a Threads. Mi seguite su Threads? Instagram Threads. Dai, per favore. Datemi follow. Ve supplico, ve prego. Allora, bro, mi sa che devo fare tipo 50 kill, no? Ne mancheranno due, tre. Qual è il COD che va fatto divertire più? Posso dire che questo qui, mo, cioè io mi sto a divertire un botto, cioè, sia con gli altri, ma anche da solo. Ok, fatto. Vabbè, finisco la partita, ma per voi la piscio. Ciao, l'ho pisciata. Anzi, faccio l'ultima kill così. A posto, faccio l'ultima kill così. Niente. Vabbè, piscio, ciao. 25, ucciso un operatore sparando senza mirare. Ok, potevo andare un po' più avanti. Vabbè, sti cazzi. Mentre mi accovaccio. E poi la classica sotto effetto della mia droga. Bene, però la buildo diversa. Perché sinceramente, cioè io mi ho preso questa, ma è una merda. Fatemela buildare in modo decente un attimo. Boh, l'ho buildata un po' a caso in realtà. Quindi non ve la faccio manco vedere se non mi piate per culo. 25, uccisioni senza sparare. Senza mirare, senza sparare sarebbe difficilissimo. Let's go. Su Skidro tecnicamente non dovremmo avere troppe difficoltà. Non mi ricordo quante dobbiamo farne. Cerco anche di stunnare qualcuno. Oh, comunque posso dire che mi sto a divertire a fare le mimetiche nel 2023. Ma chi cazzo avrebbe mai detto? Però devi scavalcano. Ma chi cazzo avrebbe mai detto? Mi rimangio tutto. Va bene l'obiettivo de non mirà, però. Ma dal cazzo, perché mi dai fuoco? Mi sono stunnato da solo. Non sa che sono qui. Lo sapeva benissimo. Beh, fammi una cosa per voi. Ok. Mannaggia, ma io sono l'unico a trovarne 25 insieme? Ok, questa vale doppio, eh? Cioè, nel senso, sia stunnato che sborrato. Ok, va bene, in realtà non è una build schifosa, te posso dire. Regà, ma dovemo difendere la postazione. Oh, guarda che è una build non male per non mirare, eh? Certo ne devo fare 25, sono una cifra. Era meglio dominio, eh? Ti dico la mia. Guarda, purtroppo devi morire così. No, ma purtroppo devo fare questo, sono costretto. Madonna che culo, sono Rambo, John Rambo chiamatemi. E me ne vado. Non me ne frega un cazzo di questa postazione di merda. Prendetela voi. Oh, rimane fermo, eh. Mica brutto. Mica brutto sto rivale, eh. Lo striker. Guarda, per favore. Per giro. Questi non coprono. Devo mirarte. Oh, una macro. Oh, posso dire. Io voglio fare una petizione. Ma che è? Ma te pare normale che mi one shottano? Entra qua. Veloce. Dove è andato? Però dov'è? Dove sono andati? Ok. Te prego. Mo non mi puoi dire che non eri stunnato, eh. Assist, dimmi come. Io vorrei organizzare un torneo su COD, raga. Che adesso vanno un sacco i tornei della gente che fa finta di saper giocare a qualcosa, no? Quindi secondo me è carino. Ti metti là, fai, che ne so, 4 squadre, 5, 8 squadre, che ne so, chi vuole giocare? Ognuno con la sua community, cioè non community, però che ne so, fa una squadra Milagodo contro la squadra... Boh, Arta, che veloce, cazzo ne so. No, fratello, non hai capito. Oh, non so chi altro gioca a COD a parte noi. Spero qualcuno, dai. Dai, dal cazzo. Ah, fatto! Posso stunnare? No, non posso stunnare. Ve li massacro. È stato un piacere. Oh, posso dire? Ner chilling. Ah, merda, potevo fare le cose mentre mi accovaccio e scivolo. Allora, accovaccio e scivolo e poi 12. 12! Con le stun. Secondo me è fattibile, però per le stun, come facevo ad averne più di una? Così, geniere. Ok, quindi devo scivolare e stunnare 12 persone. È abbastanza semplice, secondo me. Tocca stunnare, ma tocca scivolare. La scivolata, secondo me, è più fondamentale. Quante ne mancavano? 4, 5, 6, 7, 8, 9, me sono una decina. Oh, ma noi non avevamo parlato, raga. Ma se rendiamo conto dei day before lo scam che ha tirato? Mo va bene tutto, ma io lo aspettavo un casino. Hanno fatto il patatrack. Hanno spatatraccato. Ma come cazzo te permetti? È salito. Sono saliti. Godo. Ci sono rimasto proprio male. Ma dove cazzo stava? Ci sono rimasto veramente male. Perché cazzo ogni volta che esce un gioco di zombie penso, ah, finalmente fanno un gioco di zombie decente. C'hanno tutti lo scudo. Ma da questo stupido infame. Hanno tutti... Ma è una partita di merda. Pezzo di merda, Godo. Raga, ma è un team de scudi. È un team de scudati. Vabbè, famo che se concentriamo non sulle stun, ma sulle cose scivolando e stando ferme. Rendite conto, frate. Oh, siamo in un'altra lobby, hai visto? Se sbatti fortissimo i pugni, cambi lobby. Voi non lo vedete, perché questo gioco è buggato, ma ce n'è uno al 2.50. Che è Free Palestine, è con me. Tanto non passa nessuno. Ok, GG. Ma che fanno? Vi siete resi conto che questo qui sotto non è stato stunnato? Madonna, odio questo scalino. Non si può salire. Dimmi tu.
No, da Macro. Ma è quello di prima, OneCube TV. È OneCube TV di prima. È quello di Meet. Non lo sopporto più. Vi stavo a dire, ma The Day Before, l'inculata che hanno tirato è stata abbastanza grande. Voi l'avete preso? Io fortunatamente me l'ho fatto dare codice promettendo la software house. Sì, farò dei video. Poi appena ho visto che era scam, ho detto, ma chi ve se incula? Al massimo mi vendo il codice. Volete un codice? 10 euro. Raga, ma sono tutti dei demoni oggi. Ma che è? Io vi giuro, i cecchini sono la razza che deve esplodere. No, raga, è ingiocabile, vi giuro. È una cosa ingiocabile. Stupido infame. Non muoiono, raga. Oddio, godo. Godo, va bene. L'importante è che è morto Kepri. Allora, tocca fa le... Ti prego. Oh. No, vabbè, ragazzi. No, 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 ragazzi. Avete visto cosa è successo, no? Ma che cazzo stanno facendo? Ma che cazzo stanno facendo? Bro, ma non muoiono! Ah, Starma c'ha un problema dei danni. Oh, fatta. Mo tocca fare le stun. Oh, da macro. Compilation di gente che muore stunnata. Uno. Ma questo che cazzo? Ma come è morto? Ma come sei morto? Ma si è autoinflitto del dolore. Ok, questo vale. Ma come l'ha visto? Bro. Prego. Ok, va bene, va bene. Posso morire, posso, basta che ne faccio. Se non me le conta, vi giuro, mi sparo. Ok. Ok, vale. Una in più è sempre meglio di una in meno. Ricordatevi, come le puttane o le canne. Vabbè, una alla volta va benissimo. Basta farle. Non so se vale il secondo. Ormai sono il re della stunna, non potete fare niente contro di me. Ok, vale. Ma pensa che non l'ho visto? Ah, non può morire. Vero, scusa. Ti prego. Ok, vale anche questa. Sì, sarta, sarta su sto cazzo. Assist. Assist è gravissimo. Ma dov'è? Oddio, si era confuso con vabbè. Oh, io sto a livello giusto, sto a fare tutto bene. Non mi puoi dire che non me le conti, mi incazzo. Secondo me ne mancheranno due, dai, due, tre. Ma non le farò mai. Questo vale? Forse non c'ho tempo per farne un'altra. Ti prego, sbloccamela. Merda. Merda, merda. Oh, oddio. Ma lasciamelo a me. Sti cazzi. Quante me ne mancano? Me le raccontate soprattutto? Una. Si fa facilissima. Facile. Rust, ragazzi. Facciamo una e quittiamo a una velocità estrema. E fu così che non la farò mai, eh? No. L'ho sprecato. Devo suicidare. Ammazzami. Fra, me ne serve una, ti prego. Lasciananna, voglio lasciananna. Dove cazzo credi di scappare? Non l'ho preso, porco Dio. Sbloccamela. Dammela. Manca una sfida però adesso. 10 uccisioni senza che i nemici ti danneggino. Fratello, ce la prendiamo nel chilling. L'ultima partitella senza che i nemici ci tocchino. E let's go. Facile. 10 uccisioni senza che mi toccano. Non c'è mai stata sfida più semplice di questa. Chi ci avevamo contro? Le merde. Godo. Ma ha toccato. Una. È che è l'oro più semplice della mia vita. Bro, ma non ci sono. Non esistono le persone. Due. Tre. Madonna come non mai toccato. Madonna come t'ho umiliato, ma purtroppo mi hai toccato. Certo, non si sa come mi ha preso sto coglione. Ok. Vabbè, sti cazzi. Mancano pochissime, te prego. Me ne mancano veramente poche. Godo. Purtroppo mi ha toccato. Non è vero. Non è vero. Mi ha toccato, mi ha distrutto. Vedi come le conta male. Vedi come le conta male. Sì, ammazzami. Oh, la nostra terza mitraglietta è stata sbloccata oro. Minchia, le forgiate che divertimento che saranno. 15 colpi a distanza dopo. 3 su 6. Ci mancano il Rival 9, RVSP e la MR. Andiamo a vederla. Vediamo un po' come la oro farà schifo come ovviamente tutte le altre oro. Perché ripeto, la mimetica oro secondo me è brutta. È proprio brutta. È di una bruttezza rara. L'hanno fatta malissimo. È color piscio dopo che hai bevuto moltissima birra. Eccoci qua. Madonna quanto è gialla. Magari è una banana. Ma perché si chiama oro, se doveva chiamare mimetica banana. Ma questa è più gialla delle altre, ma sembra un giocattolo. Bene signori, è finito anche questa avventura. Abbiamo scoperto che nell'episodio precedente sono stato un coglione, però grazie di avermelo detto, lo apprezzo sempre quando mi dite che sono stupido. Noi comunque ci sentiamo ad un prossimo appuntamento. Io oggi pomeriggio mi accingerò a registrare altri video che vedrete ovviamente durante il corso di questa settimana. Grazie mille a tutti, ciao.